al 32esimo. Pareggia il Messina al decimo della ripresa con Catalano dopo un'azione in area di Schillaci. Lecce Arezzo 3-0, rilancio pugliese con gli argentini. Al 43esimo segna Barbas su punizione. Al 21esimo della ripresa l'arbitro Di Cola segna un rigore per un mani di Butti, trasforma Pasculli al suo decimo gol stagionale. Al 37esimo su punizione di Barbas, autogol di Minoia, 3-0. Bari Udinese 2-0, il Bari torna terzo, al 21esimo azione di Perrone e gol di Rideout. Al 20esimo della ripresa, fallo di Rossi su Rideout e Perrone trasforma il rigore. Genoa-Taranto 0-1, importante successo del Taranto costruito al 14esimo su azione di Roselli e gol di Dalla Costa. Triestina-Piacenza 0-1, grave sconfitta della Triestina, al 41esimo fallo di Biagini su Comba, Nicchi assegna il rigore al Piacenza, trasforma Madonna. Brescia-Barletta 0-1, completa il trionfo pugliese il Barletta vincendo a Brescia con un gol di Guerrini al 21esimo per una vittoria che comunque servito alla perfezione da Rizzitelli. Entrambi tenuti sotto amorevole osservazione da Azeglio Vicini in tribuna, Bianchi e Rizzitelli hanno approfittato alla perfezione dell'impeccabile disposizione tattica operata da Bigon, sfruttando con Lorenzo l'arma pungente del contatto. Cos'è la causa di questo? Il fatto che la Sampdoria non si pone più obiettivi? C'era anche la squadra del Messina che non ha mai mollato e ha dimostrato oggi di essere una grande squadra. Alla vigilia ha dichiarato difficilmente possiamo perdere a Messina, come hai indovinato? No, veramente io non ho mai fatto questa dichiarazione di poter portare via un risultato positivo. Tuttavia nella ripresa il nervosismo ha avuto il sopravvento.